Il tappeto persiano Ardabil, un capolavoro del XVI secolo firmato dall'autore, rappresenta una pietra miliare nell'arte tessile islamica. Questo tappeto è noto per la sua dimensione monumentale e la straordinaria raffinatezza del disegno, caratterizzato da una complessità di trama e una ricchezza cromatica senza pari. Originariamente realizzato per la moschea funeraria di Sheikh Safi al-Din Ardabili, il tappeto Ardabil è rimasto in esposizione per oltre 300 anni. Alla fine del XIX secolo fu venduto in coppia con un altro tappeto al Victoria and Albert Museum di Londra. I due articoli erano in condizioni pessime, tanto che uno dei due dovette essere sacrificato per fornire il materiale necessario al restauro completo dell'altro. I tappeti Ardabil erano stati completati tra il 1539 e il 1540 alla corte di Shah Tahmasp, che li aveva fatti tessere in onore del suo antenato Sheikh Safi al-Din Ardabili. Il tappeto è celebre non solo per le sue dimensioni impressionanti, ma anche per la sua importanza nella storia dell'arte safavide, essendo uno dei pochi esempi firmati. È ritenuto un capolavoro dell'arte religiosa safavide per la raffinatezza e la complessità della trama e per la profondità e la ricchezza dei colori. Al centro del tappeto Ardabil spicca un medaglione Shamseh che simboleggia una stella in esplosione circondata da proiettili ovali. Questo motivo è comune nell'arte safavide, trovando parallelismi nelle illustrazioni di manoscritti e nelle decorazioni di edifici, segno di una collaborazione tra vari artigiani alla corte dello Shah. I colori utilizzati nell'opera sono vari e vibranti, con una gamma che va dal turchese al nero, passando per sfumature di verde, blu e rosa salmone. La rappresentazione delle lampade pendenti, un altro elemento distintivo del tappeto, mostra un uso sofisticato della prospettiva, con lampade di dimensioni diverse che appaiono uguali se viste da una precisa angolazione. Questo dettaglio non solo mostra l'abilità tecnica degli artigiani, ma anche la profonda conoscenza della geometria e della percezione visiva. A una delle estremità il tappeto reca scritto: "Non c'è rifugio per me in questo mondo al di fuori del tuo paradiso, non c'è posto per la mia testa se non lì", ad opera dello schiavo di corte Ma Masud da Kashan, 946. L'ode del poeta Hafiz è un riferimento alla preghiera musulmana. L'uso abbondante dell'arabesco e di motivi curvilinei è tipico della pittura a commento del Corano o di altri libri. L'influenza delle illustrazioni in miniatura è presente in tutti i settori dell'arte safavide, in particolare nella decorazione dei tappeti. Il tappeto Ardabil è testimone della ricchezza dell'arte tessile safavide e del suo impatto duraturo nella decorazione di interni e nell'arte islamica. Video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!